Ristorante al Covo a Venezia. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò il ristorante al Covo. Ristorante a 10 minuti da San Marco a piedi e che si trova nel sestiere di Castello, dietro San Zaccaria. Consigliato dalla guida Michelin, ha un'ospitalità familiare con piatti di pesce, ma anche di carne dell'entroterra veneziano lagunare. Il locale è piccolo e è composto da due stanze che possono tenere fino a 40 e 45 persone e d'estate si possono avere anche i tavolini fuori che tengono fino a 20 persone nel campiello tradizionale della pescheria. Il locale è gestito dalla famiglia Benelli dal 1987. Dal patron Cesare, con la moglie Diane che segue i dessert, e dal figlio Lorenzo che ha una passione per i vini naturali. Abbiamo prenotato una settimana prima e ci siamo presentati per la cena con i miei amici Mario e Celeste, che ringrazio. Il ristorante è proprio dietro l'Hotel Gabrielli a San Zaccaria e ci si può arrivare o con il vaporetto 5.1 fermata a San Zaccaria o con la linea 1 fermata a Arsenale. Vi lascio le immagini. Scusami. Preoccupare, Celeste, non è successo niente. Anzi. Anche per chiederti. Sì. Abbiamo preso quel discorso. La carta un po' più grande, colore sì. Un po' più scura è la carta di lì. Grazie. Ok. È quello che avevamo visto, no? Servizio mi sfida. Che dirti? Zuppa di baccalà. E io sono con Celeste e Mario. Ma non dispiace. Un po' acido. Questo è un buon garganega, adesso lo assaggiamo. Vino bianco. Garganega. Cosa ti spaventa cambiare? Allora, polenta, cappelunghe con prezzemolo e antipasto. Pesce con l'aglio, sì, certo. Una via di mezzo tra l'insalata e la zuppa. La ceviche favolosa con l'avocado sopra, ragazzi, una roba grande. E anche le cappelle. Non le avevo mai assaggiate, è la mia prima volta. Molto buone. Quella volta quando siamo la ceviche andati... era con Guatemala o cefalo. Gnocchetti al ragù di chianina. Seguine al ragù di canoccia. Occhio che c'è la testina che non mi mangio la testa della canoccia. Tu non mangi la testa? Perché è dura, perché magari ti... ti... Gli occhi di chianina sono buonissimi. Ho mangiato un ramo di qualcosa. Mangiano un altro. Mangia, mangia. E non facciamo un video del bagno. Spiedino con la mazzancolla e coda di rospo. Yes! Come ha detto la signorina, non bere a sapore. Esagono. Frittura che sembra molto bella. Secondo voi sarà anche molto buona? Lo scopriremo tra poco. Spiedino Celeste, ti è piaciuto? Dobbiamo ancora assaggiarlo noi, eh? No, no, finiscilo pure, tranquilla. Anche là. E a pensare che la soia era l'unico pesce che mangiavamo fino a 6 mesi fa.
ora tutto è cambiato, abbiamo ripreso la sassetta all'aglio perché non abbiamo problemi con l'aglio. I dolci fatti in casa di Diana, cosa mi consigliate? Adesso vediamo, potrei prendere dei formaggi giusto così. Fare un sorbetto di mandelli. Mario, crema fritta alla veneziana, magari se non lo taglio. Celeste invece un sorbetto di mandarino, mi sa che è buono oltre che bello. Questa è tutta la roba di Diane. Secondo voi sto giando io che è buono? Secondo me sì. Sì. Per quanto riguarda la spesa, 2,20 o 2,40, forse c'è lo sconto, non so, comunque pensavamo di più. Molto bene. In conclusione, questo ristorante è famoso per la freschezza degli alimenti. A noi è piaciuta molto la ceviche, che non avevo mai assaggiato. Gli gnocchetti di chianina, penso il top della serata, e la frittura con salsa d'aglio, che in genere usiamo come cartina al tornasole per capire il ristorante. Ci ha molto colpito per la freschezza e la leggerezza. Ciliegina sulla torta e il dessert della signora, tutti molto buoni. Il prezzo l'avete visto? Un po' sopra la media, ma giusto. Se volevamo spendere meno andavamo in terraferma e non è detto che si mangino le stesse cose. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più, sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!